Ragazzi, ebbene sì, lo devo ammettere, Call of Duty è morto. Ovviamente come ho fatto ad accorgermene? Semplicissimo, sono andato su Google e ho digitato questo. Call of Duty è realmente morto. Ovviamente si sono mostrati a me delle immagini che non avrei mai voluto vedere, come ad esempio i like al nuovo Call of Duty. Ragazzi, ma almeno 200 like metteteglieli. Cioè veramente stiamo raggiungendo, sarà che il titolo non è uno dei più giocati della storia, sarà per quello forse, ma soprattutto mi piange anche il cuore, cioè avviare il gioco e vedere così pochi utenti attivi. Ma guardate anche qui, guardate, vi prego, la quantità di utenti attivi adesso rispetto alla quarantena, che poi in quarantena tutti avevano qualcosa da fare, quindi non riesco proprio a comprendere come mai c'è stato quel picco di utenti. Per non parlare degli utenti attuali, ragazzi, siamo scesi al numero irrisorio, cioè stanno in uno stadio di 92 milioni di giocatori. Cioè, raga, basta, siamo giunti al limite. Poi, ma parliamo anche, secondo me, del motivo. Non lo vedo il motivo, perché alla fine Caldera è stata una mappa apprezzatissima, molto più di Verdansk, e c'è anche da notare che girava benissimo su console, su PC, non creava crash, è stata curata dal primo momento in cui è stata messa online. Guardate, non so proprio che cosa dire. Ah, altro dettaglio, ovviamente tutte le lobby che andiamo a cercare, ragazzi, ben 15-20 secondi per trovare una lobby, e stiamo parlando poi di chissà quante modalità, c'è solamente PR singolo, duo, terzetti, quartetti, malloppo, rebirth, l'altra mappa, e poi ognuna di queste deve anche avere la versione in crossplay attivo per chi è da console, PlayStation. No, 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 non ci siamo, non ci siamo. Cioè, io penso realmente che siamo arrivati alla fine. Perfetto, adesso che i sostenitori di Battlefield sono andati via, possiamo parlare di cose serie, ma come lo facciamo? Tenendo come sottofondo un mio gameplay come al solito. Andiamo. Lo so che forse ti ho strappato un sorrisetto, però ragazzi, cioè, obiettivamente, sapete che è da quando sono piccolino e almeno un anno sì, un anno no, leggevo articoli, non posso mettere le foto perché ci sono i nomi bene degli youtuber che li hanno fatti, però è pieno di video su YouTube dove la gente sostiene, anche nei vari articoli ovviamente, su tutti i giornaletti online, che Call of Duty è morto. Call of Duty è morto, infatti non è stato neanche acquistato per 90 miliardi dalla Microsoft, cioè ragazzi l'hanno preso per affondarlo, ne sono convinto. Tutti i geni in economia, insomma, quindi diciamo che io sono convinto di una cosa, adesso ve lo dico con il cuore in mano. Questo è un video, come avrete intuito, abbastanza chill, dove esporrò un attimino il mio pensiero sul futuro di Call of Duty. Allora, tutti noi siamo dei grossissimi appassionati di questo gioco e vedo molta gente che tutt'oggi continua a lamentarsi di un bug, l'altro bug, quell'altro bug, ma mi pare ovvio che siano abbastanza giocatori novellini, nel senso i veri veterani non dicono bah sul titolo, nel senso che sono abituati a peggio negli anni passati. Calcolate che su PlayStation 3 e PlayStation 4 agli inizi gli aggiornamenti ne usciva uno, due per ogni Call of Duty se uscivano, quindi diciamo che il gioco in teoria doveva uscire fatto e finito al day one, con pochi accorgimenti. Mi basta ricordare, tipo Black Ops 2 è uscita soltanto un aggiornamento sul DSR e basta, una roba del genere. Quindi stiamo parlando proprio di accorgimenti minimi, ci credo, cioè trapassavi i muri di 2 metri, quindi ci stava, senza FMJ. Quindi diciamo che secondo me stiamo andando incontro a un'epoca molto particolare. Tutti parlano di un nuovo inizio per quanto riguarda Call of Duty, una nuova era, e vi dico anche perché. Secondo me la linea principale che garantisce questo, beh, innanzitutto, attenzione, stiamo parlando di un titolo che rappresenta, molti lo vedono come remake, quando non c'entra molto, perché comunque è la parte 2 di Modern Warfare 2019. Però prendendo il nome dello storico Modern Warfare 2 del 2009, ovviamente genera un po' di clamore, no? Quindi anche i numeri, l'audience dicono no, veterani, no, gli scende la lacrimuccia. A me pure è scesa, quindi vi posso dire che la novità appunto più grossa è che secondo me
Questa idea di utilizzare il medesimo motore grafico, l'engine, per tutti i Call of Duty per un bel po' di anni è una scelta intelligente. Ciò significa che loro sono persone intelligenti e dagli errori imparano. Che errore? L'errore è sotto gli occhi di tutti. Non hanno seguito la community per quanto riguarda la creazione della mappa principale. La community chiedeva, quando hanno saputo che sarebbe uscita un'altra mappa, una mappa simile a Verdansk, ovviamente ben diversa, con delle ambientazioni diverse, ma non in una giungla. Quindi diciamo che ha comportato un meccanismo che anche loro non potevano forse prevedere, forse sì, per andare poi forse anche un po' a rovinare questo gameplay che era così bello, la gente era abituata a Verdansk, che era Rebirth versione macro. Quindi diciamo che questa cosa secondo me ha rovinato un pochino, poi anche il fatto che l'hanno caricata nel periodo più festivo dell'anno, dove ovviamente gli uffici erano chiusi, siamo stati con problemi per mesi e ovviamente queste cose le hanno capite. E infatti, quando è che hanno detto che faranno uscire il gioco? Molto probabilmente la seconda settimana di novembre. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di Warzone 2. Quindi, ragazzi, vi posso dire che a parer mio l'idea di tenere lo stesso engine e quant'altro implica il fatto che non ci saranno più utenti che diranno: sai che forse quest'anno non lo compro il gioco se ha il movement schifoso diverso dall'altro. Invece, hanno intenzione di creare lo stesso che verrà poi, ovviamente, adattato al filone dei Black Ops, al filone di altri titoli, ma che però resterà quello di base. Cambieranno le armi, le ambientazioni, però. È una scelta molto saggia. Altro dettaglio che mi ha colpito, ditemi voi la vostra, è che nel momento in cui hanno deciso di fare questo lancio, hanno specificato più e più volte che il gioco presenterà delle meccaniche completamente innovative, ma anche proprio come struttura interna del gioco. Io penso di aver capito. Ho già visto un video della mappa, non posso lasciarlo perché ho il terrore del copyright. Però hanno fatto vedere che le mappe dei multiplayer saranno strutturate in modo tale da accontentare tutti. Che significa? Significa che hanno fatto vedere un esempio solo, ma ingrandendolo poi anche alle altre, lasciando alludere, che fanno vedere la mappa caotica centrale, cioè questo casermone centrale che è stile shoothouse. Il problema è che poi intorno al shoothouse c'è un altro pezzo di mappa, molto più tranquillo, molto più free, ok? In modo tale che la gente che non vuole andare nel caos più totale se la può giocare più tranquillamente, ok? Poi ovviamente la cosa che mi spaventa un filo è questo dettaglio sul movement. Molti dicono che togliendo lo slide cancel ci sarà questa, definiamola, crisi di TikToker. Sto scherzando, crisi che dicono: cavolo, come faccio, no, a muovermi come sto facendo adesso? Alla fine, anche il gioco è tutto basato sul movement, no? È veramente una droga giocare in questo modo, è bellissimo. Però, ovviamente, non penso che andranno a toglierlo, anzi, però, semplicemente magari semplificheranno le combo, perché il problema è quello: non è che di per sé lo slide cancel è una cosa brutta, ma è che è complesso farlo. Lo ammetto anch'io, cioè nel senso è complicato per chi ha le prime armi e giustamente loro, creando un gap esagerato in un gameplay, hanno intenzione di ridurre questo problema, no? Quindi nessun problema. Poi invece per quanto riguarda il futuro, la cosa che mi entusiasma veramente tanto è che parlano chiaramente di una situazione dove molto probabilmente tutti i futuri Call of Duty, quindi tra 2 anni, perché dicono che tra 2 anni uscirà l'altro multiplayer, saranno free to play. Questa è una cosa bella, ma a me preoccupa. È bella perché, ragazzi, multiplayer free to play. Altro che boom di spettatori, altro che boom di utenza. Ma c'è un pro, ed è questo, e c'è un contro. Il contro, secondo me, è che ci sono dei dettagli come cheat e altre cose che più l'utenza è presente, più è probabile che attirino anche i famosi cheatoni oppure rivenditori di cheat. Quindi ha i suoi pro e i suoi contro, non c'è molto da discutere su questo. Poi ovviamente andiamo anche a parlare di un altro aspetto, ovvero che in ottica, mamma mia, quanto sto scappando qua, oh, piano, in ottica futuro.
molti sostengono che Call of Duty, a parte gli scherzi, dicono una frase che poi partono tutti i segni scaramantici, Call of Duty non morirà mai. Io invece sono dell'idea che Call of Duty, se un giorno dovrà morire, che poi morire, ragazzi, è una parola grossa, vuol dire che proprio non esiste più sul mercato e che i server vengono chiusi, quello è un gioco che muore. Diciamo che se dovesse mai avvenire una situazione simile, avverrà solo per volontà di Call of Duty. Nel senso che magari si sposteranno su altro, cambieranno il nome del titolo del gioco, lo cambieranno completamente, proprio il merchandise, tutto. Perché questo? Perché obiettivamente, che altre cause ci possono essere? Nel senso, di competitor ce n'era forse uno, ma che si è tirato la zappa sui piedi da solo. Ma soprattutto Call of Duty ha un dettaglio, è radicato nella community da secoli, è apprezzato da tutti, è odiato da tutti, ma amato da tutti. Quindi io stesso che ci lavoro, alle volte lo odio, perché mi fa veramente incazzare, perché dici che ha un gioco così bello, con sti bug, uno non mi scavalca, no, non scavalca, ti apre il paracadute. Ragazzi, Call of Duty è una meraviglia e lo sarà sempre. L'unico modo che può appunto portare alla fine di un gioco del genere, come può essere la fine per Fortnite, è perché loro stessi decidono di farlo finire. Se no, ragazzi, fidatevi che c'è un futuro ben prospero e dovrebbero però gestirlo anche bene. Questo mi fa ben sperare col discorso del futuro legato a Microsoft. Quindi, dato che l'hanno acquistato, se investono tutti quei miliardi, di sicuro non lo fanno per buttarli via. Ma lo fanno per migliorare, dato che molto probabilmente, hanno già detto, vorranno renderlo come una sorta di gioco online, cioè non lo dovrete neanche più comprare, cioè proprio neanche scaricarlo, cioè accederete al titolo online, ma si parla tra un po' di anni, quando tutti avranno una connessione abbastanza stabile da poter, diciamo, arrivare a questo livello. Però quello è fantascienza, secondo me. L'ho letta in giro, ma è fantascienza. Il fatto più importante, ripeto, è che se acquistano un titolo del genere, io spero migliorino il gap più grosso. Ovvero il discorso dei server, perché ragazzi, ve lo assicuro, ma proprio 100-100, il problema grosso di questo titolo è il decrease dei server e quindi anche la frequenza d'aggiornamento e tutto quanto. Molto spesso per evitare i problemi vanno a sostituire questo problema con la lag compensation, che vedremo nel prossimo video. Quindi, cioè, stiamo veramente parlando di argomenti che fanno ben sperare a tutti, ma soprattutto io ve lo dico, più che parlare muore, non muore, vivrà, non vivrà. Ma voi vi immaginate una vita senza Call of Duty? Io no. Ragazzi, vi do appuntamento con i prossimi video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa chiacchierata tra amici. E niente, ci becchiamo con tutte le altre news. Mi raccomando, tutti i link in descrizione e ti ricordo di iscriverti al canale. A presto!